Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. L'ANAS rassicura sulle condizioni del viadotto Cannavino a Celico, ma il ponte chiuderà per 8 mesi. Prestavano false attestazioni per ottenere il gratuito patrocinio, 123 indagati nella Locride. La tappa del ministro Centinaio a Tropea, il responsabile del Dicastero per le politiche agricole, bastona la regione per la mancata nomina di un assessore al turismo ed esalta Tropea, un'eccellenza mondiale. Incendiano l'auto del vicino per ripicca, nei guai due donne, madre e figlia, assoverato. Riparte il settembre rendese, evento storicizzato che quest'anno punta sui grandi nomi della musica leggera italiana. La società del Verona Calcio ha fatto pervenire il reclamo al giudice sportivo per ottenere i 3 punti a tavolino per la mancata disputa dell'incontro di sabato. Tocca adesso al Cosenza produrre memoria difensiva. La società calabrese ha tempo fino a sabato. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di infrastrutture perché dovremmo attendere altri 8 mesi di sacrifici sia noi che gli automobilisti e gli autotrasportatori che attraversano il ponte Cannavino di Celico. Il viadotto dalla prossima primavera sarà inibito al traffico per permettere l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico. La prefettura di Cosenza ha chiesto di ottimizzare i percorsi alternativi ed intensificare l'informazione, il monitoraggio e i lavori. Gianluca Pasqua, sentiamo. L'ANAS rassicura ancora una volta sulla stabilità strutturale del ponte Cannavino, una buona notizia giunta nel corso della riunione tenuta in prefettura, con all'ordine del giorno la sicurezza di alcuni dei viadotti che insistono sul territorio della provincia di Cosenza. Ma la vera notizia è che il ponte di Celico prossimamente sarà inibito al traffico per altri 8 mesi, un periodo molto lungo durante il quale automobilisti e autotrasportatori dovranno utilizzare i percorsi alternativi come è stato fatto durante la prima chiusura totale del traffico, avvenuta dal giugno ad ottobre del 2017. Insomma, sarà anche sicuro il Cannavino, ma ha ancora bisogno di interventi massicci. I lavori che saranno effettuati sul viadotto e che costeranno ai cittadini 8 mesi di chicane e agli esercenti dell'area altrettanti di sacrifici economici renderanno la struttura in linea con i criteri antisismici. Nel frattempo saranno intensificati i monitoraggi, un sistema di rilevamento della stabilità che in caso di variazioni fa scattare l'impianto semaforico che impedisce la circolazione sul ponte. Fin qui il ponte di Celico, che non è l'unico osservato speciale. Ce ne sono altri 3, il Canal Grande di San Nicolarcella, l'Emoli 1 e l'Emoli 2, ancora sulla strada 107 Silana Crotonese, nei pressi di San Fili. Anche in questo caso l'ANAS ha dato ampie rassicurazioni al prefetto Galeone, che ha chiesto comunque di assicurare a sindaci e cittadini un costante flusso di informazioni, sia per quanto riguarda le fasi del monitoraggio, che per quelle successive dello stato dei lavori. Nel prossimo periodo l'ANAS metterà sul tavolo risorse importanti per le infrastrutture calabresi. 25 milioni saranno destinati alla manutenzione straordinaria, oltre che del Cannavino, anche del Bisantis di Catanzaro e del ponte sull'Allaro nel Regino. La cronaca adesso, perché false attestazioni per ottenere il gratuito patrocinio, 123 persone denunciate dalla Guardia di Finanza nella Locride, vediamo. Non volevano pagare gli avvocati nelle cause penali in cui erano coinvolti e hanno dichiarato di non avere guadagni tali da potersi garantire l'assistenza di un legale. Così hanno ottenuto il gratuito patrocinio attraverso un'autocertificazione. 123 soggetti adesso risultano indagati dalla Guardia di Finanza di Locri per false attestazioni. La Procura della città ionica e le Fiamme Gialle hanno formalizzato l'accusa dopo una serie di verifiche incrociate. Sono state monitorate 337 posizioni e 123 appunto sono risultate irregolari. Le false attestazioni hanno riguardato il numero dei componenti del nucleo familiare, la dichiarazione dei redditi, ci sono state infatti omissioni su parte delle entrate. Insomma, gli indagati hanno nascosto i dati reali sulla loro situazione economica. I finanzieri hanno fatto verifiche nelle banche, nei comuni, all'INPS, al centro dell'impiego e hanno rilevato queste gravissime discrepanze. Gli indagati sono tutti residenti nella Locride.
Lasciamo solo per il momento la cronaca, parliamo di sanità e torniamo sulla questione vaccini perché dopo l'emendamento che conferma la validità dell'autocertificazione proseguono in tutta Italia i controlli da parte dei NAS. Alcuni genitori sono stati segnalati all'autorità giudiziaria. Intanto vediamo qual è la situazione nella nostra regione. Vaccini, spunta l'emendamento per la proroga delle autocertificazioni, ma i presidi danno l'allarme. Serve certezza del diritto, così aumenta il caos che già regna nelle scuole. Intanto controlli a tappeto dei carabinieri dei NAS in tutta Italia, già 2.800 i controlli a campione, scoperte 15 false autocertificazioni dopo riscontro con le ASL competenti. Gli accertamenti proseguono, ma in Calabria qual è la situazione? Lo abbiamo chiesto al presidente dell'Ordine dei Medici di Cosenza, Eugenio Corcione. Premesso che la Calabria è uno delle pochi argomenti per le quali ha le carte in regola, nel senso che stiamo raggiungendo la piena vaccinazione di quelli che ne hanno bisogno, che il servizio funziona bene, forse in tutta la Calabria, io rispondo per la provincia di Cosenza, ma presumo per tutta la Calabria, cioè i livelli regionali sono nella media nazionale, se non addirittura nei primi posti della media nazionale, quindi è una delle poche cose che non dobbiamo lamentarci di granché. Semmai ci lamentiamo di questa confusione che proprio il governo sta facendo. Bisogna sapere che la vaccinazione non solo è necessario che sia obbligatoria, perché se non diventa obbligatoria noi non avremo mai quel raggiungimento concreto quell'immunità di gregge che consente a quei pochi bambini che non possono essere vaccinati di essere comunque coperti. A questo proposito vorrei far riflettere un po' la gente, pensando che non vaccinare in una situazione di piena vaccinazione, non vaccinare un figlio che invece andrebbe vaccinato, è un atto di profondo egoismo. Perché? Perché si sfrutta l'immunità di gregge senza nemmeno avere il rischio, del tutto teorico il più delle volte, della vaccinazione stessa. Quindi voglio dire, andare incontro a questa cosa. E secondo elemento, qualora dovesse passare questo emendamento dell'autocertificazione, si badi bene, l'autocertificazione è una presa in carico di responsabilità personale e l'autocertificazione è di fatto, se falsa, un reato addirittura inammissibile. È un problema abbastanza semplice da risolvere. E si sta ingigantendo qualche cosa che non è assolutamente necessario. Devo dire che in Calabria non solo il servizio, come dicevamo prima, è adeguato, ma anche il numero dei cosiddetti Novax è veramente irrisorio, almeno per quello che è notizia, e la coscienza di vaccinare i figli c'è anche. Quindi tutta questa confusione che a livello nazionale sta facendo per problemi di principio, a mio parere, per certi aspetti stupidi, non ci sarebbe per niente necessità. L'obbligo è qualcosa di assolutamente civile e spero che la cosa si risolva in maniera abbastanza semplice. Ancora sanità ci porta a Crotone perché il prefetto Cosima Di Stani si è resa disponibile nell'ascoltare e comprendere i motivi della protesta che in queste ore ha visto i dipendenti del gruppo Marrelli manifestare ad oltranza in varie sedi contro le scelte del commissario Scura che non permettono più al Marrelli di funzionare adeguatamente per rispondere alle necessità dei pazienti. Il prefetto, dopo aver ascoltato le motivazioni dei dipendenti, ha dichiarato che convocherà a stretto giro il dirigente dell'ASP Sergio Arena e il commissario Massimo Scura per capire come intercettare le risorse necessarie. Subito dopo ha dichiarato che vorrà incontrare anche i vertici del Marrelli Hospital per comprendere esattamente nei dettagli quali e quante prestazioni sono state erogate fino ad oggi a fronte di quelle che il commissario intende pagare alla struttura. Infine, in merito all'accreditamento della radioterapia, assicurato ai dipendenti comunicando loro che ha già sentito la commissione che presto si conosceranno i tempi. Subito dopo l'incontro entrambi i presidi dei dipendenti del gruppo Marrelli Hospital, quello del Palazzo Alemanni a Catanzaro e quello nell'ASP di Crotone, sono stati temporaneamente sospesi. La tappa adesso del ministro Centinaio a Tropea, responsabile del Dicastero per le politiche agricole, bastona alla regione per la mancanza di una nomina di un assessore al turismo ed esalta la cittadina di Tropea che dice un'eccellenza davvero mondiale. Sentiamo.
Tropea, simbolo del turismo internazionalmente riconosciuto. Tropea, luogo che ha dato il nome ad un'eccellenza della gastronomia italiana, la cipolla rossa, marchio IGP della nostra agricoltura. Non poteva non fare una tappa qui il nuovo ministro delle politiche agricole, al quale è stata aggiunta anche la delega al turismo. E da Tropea Gianmarco Centinaio è venuto per un incontro che ha radunato tanti simpatizzanti della Lega Salviniana che, come folgorati su questa nuova via di Damasco, si buttano in politica con rinnovato entusiasmo. Agricoltura e turismo qui sono di casa. Sì, l'essenza del mio ministero, quindi vuol dire che la Calabria è la rappresentante, diventa un po' un biglietto da visita per quanto riguarda questo ministero e ne abbiamo parlato in più di un'occasione. Ci sono zone del nostro paese che in passato erano state un po' messe in secondo piano. Oggi come oggi il nostro obiettivo è quello di far sì che a livello mondiale vengano viste le nostre eccellenze. Tropea è una nostra eccellenza. È un territorio che ha bisogno di maggiore attenzione. Sì, è un territorio che ha bisogno di maggiore attenzione, è un territorio che ha bisogno di fondi, è un territorio che ha bisogno di anche maggiori rapporti di collaborazione tra gli enti locali, quindi penso al comune, penso alla regione e noi a Roma. E quindi l'obiettivo è quello di concretizzare quello che ci siamo detti prima delle ferie estive con gli assessori regionali anche dalla Calabria e quindi maggior collaborazione tra il sottoscritto e la Regione Calabria. Turismo significa dare certezze anche in tema di sicurezza. Qui siamo in una città che in questo momento è commissariata per infiltrazioni mafiose, che è pronta a nuove elezioni. Questo è un tema altrettanto delicato. Un tema molto delicato, perché turismo vuol dire ricchezza e dove c'è ricchezza le infiltrazioni mafiose ci sono, io lo vedo, arrivo dalla provincia di Pavia, arrivo dalla ricca Lombardia e ultimamente ne sono arrivate tante, però io confido nelle forze dell'ordine, confido nella prefettura, confido nel fatto che ci sia anche un'opinione pubblica che è stufa di sentirsi paragonata al malaffare, quindi quando le persone per bene dicono di no, il malaffare lo si può combattere. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. I 5 Stelle attaccano la regione per i 240.000 euro spesi per la promozione della Calabria a Berlino. I pentastellati annunciano un esposto ad ANAC e procura per l'affidamento diretto. Se includiamo la vicenda del Festival di Spoleto, concludono i parlamentari 5 Stelle, da ultimo Oliveri ha destinato quasi 1 milione di euro per un affidamento diretto alla promozione del brand Calabria. 426 beni contraffatti sequestrati alle fiamme gialle di Paola, scarpe, borse, occhiali e altri capi d'abbigliamento anche sportivi recanti illegittimamente marchi distintivi registrati e griff di note case produttrici, 2 le persone denunciate. Controlli dei carabinieri nelle attività commerciali del Crotonese, trovati 13 lavoratori in nero, 2 dei quali extracomunitari privi di permesso di soggiorno. I responsabili legali di 2 delle società sono stati denunciati in stato di libertà. Hanno incendiato l'autovettura del vicino per risentimenti di natura personale, per questo 2 donne, madre e figlia di 75 e 46 anni, sono state denunciate dai carabinieri della compagnia di Soverato subito dopo il fatto. L'auto, parcheggiata nei pressi dell'abitazione del proprietario, è stata avvolta dalle fiamme in piena notte. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, anche se l'autovettura è andata completamente distrutta. Un incendio si è sviluppato la notte scorsa all'interno di un cantiere per la costruzione del nuovo lungomare di Monasterace. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato per domare le fiamme che hanno interessato grossi cumuli di scarti di lavorazione e rifiuti vari accatastati all'interno del cantiere per essere successivamente smaltiti. Adesso ci spostiamo a Palmi, dove la giunta comunale vara un progetto per valorizzare il patrimonio archeologico. Tauriana, paesaggi culturali, storici e archeologici sulla Costa Viola. La giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio a Palmi ha dato il via libera all'approvazione al progetto strategico integrato di fattibilità che mira a tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed archeologico del comune di Palmi. Insieme ai tecnici incaricati hanno predisposto un progetto strategico integrato di fattibilità che coinvolge il parco archeologico dei Tauriani, Antonio De Sarri,
Salvo e il complesso archeologico-architettonico di San Fantino. Il progetto è stato stimato nel valore di 400.000 euro. Il progetto ha un notevole valore per lo sviluppo del sistema turistico-culturale e si inserisce nelle politiche sostenibili di valorizzazione dei beni ambientali e culturali materiali e immateriali e sulla sostenibilità economica fondata sull'economia culturale e paesaggistica. Per la realizzazione del progetto è prevista la copertura del 100% dei costi mediante un finanziamento regionale, il POR Calabria 2014-2020. Adesso ad Isola Capo Rizzuto, il campo sperimentale di protezione civile per persone con difficoltà visive, un progetto promosso dall'Unione Ciechi e dall'IRIFOR di Cosenza. Si chiama Pitagora e la protezione civile, il progetto promosso dall'Unione Ciechi e dall'IRIFOR di Cosenza, un campo attrezzato per la sperimentazione e l'apprendimento delle tecniche di soccorso da parte di persone con difficoltà visive. Dopo l'esperienza degli anni scorsi in Sila, quest'anno si è deciso di esplorare un ambiente inedito, il mare. E così ad Isola Capo Rizzuto, comune scelto in quanto Gio.com, centro operativo misto stabilito dalla Regione Calabria, è stato allestito il campo sperimentale con corsi di sopravvivenza e di soccorso, di orientamento e di mobilità, formazione delle famiglie e delle persone non vedenti nell'utilizzo di tecniche di protezione civile in caso di calamità naturali. Giornate intense per i partecipanti, persone non vedenti e povedenti provenienti da tutta Italia, sport estremi, esercitazioni, momenti ludici e convegni. Se in Calabria siamo forse la prima regione d'Italia che ha realizzato qualcosa del genere in modo tecnico, in modo scientifico, il merito principale è dell'architetto Pino Bilotti, che purtroppo è scomparso qualche mese fa, e che grazie alla sua competenza di architetto, per la sua condizione di non vedente, ci ha dato delle indicazioni fondamentali a livello tecnico e operativo per costruire un campo in modo ottimale, un campo di protezione civile per non vedenti o ipovedenti. Quello che abbiamo realizzato qui, ha scritto un libro che a breve sarà pubblicato, e questa è una traccia importante, un'eredità importante che servirà sia alla Calabria, diciamo ai disabili, non solo i non vedenti o ipovedenti, ma tutti gli altri disabili, per poter ottimizzare l'attività di protezione civile in condizioni estreme, per appunto per disabili, ma non solo per la Calabria ma anche per tutte le altre regioni d'Italia, perché certamente la sua opera tecnica di alto contenuto tecnico e scientifico potrà servire a tante altre regioni, a centinaia di migliaia di persone che hanno vari tipi di disabilità. Dovrà rende perché dall'8 settembre prenderà il via proprio l'ormai consueto appuntamento con il settembre rendese, oggi la presentazione del cartellone. Vediamo. Nel 1964, quando Domenico Modugno inaugurava il settembre rendese, nessuno pensava che potesse arrivare tanto lontano. Oggi sta per partire l'edizione numero 53, che regalerà spettacoli assolutamente gratuiti. Tanta musica leggera con Lo Stato Sociale, Fabio Concato e Eman e Ron, ma anche tanto jazz con omaggi a Modugno e a Mina. Continuiamo un percorso iniziato con la precedente edizione ed è anche questa un'edizione che da una parte rispetta quella che è la tradizione del festival, dall'altra parte però cerchiamo anche di dare spazio ai giovani cantautori, artisti italiani che potrebbero essere poi un domani rappresentanti della musica italiana. Esordio con la mostra Geni Comuni per vedere e toccare anche l'originale E.T., ma poi ci sarà spazio per tanta arte e cultura, coinvolgendo anche l'Università della Calabria, senza scordare il teatro e gli spettacoli di show cooking. È un programma particolarmente interessante sotto tutti gli aspetti, gli eventi musicali, ma gli eventi culturali, devo dire anche con il privilegiare quello che è un nostro gioiello, che è il Borgo Antico. Ma saranno coinvolte anche le altre aree più conosciute del territorio, dall'area mercatale a Roges ad Arcavacata. E mentre il sindaco Manna accarezza il sogno di organizzare, insieme agli altri comuni dell'area urbana, un grande evento
evento che possa raccontare tutta la regione, viene presentato il portale Vivi Rende, che da oggi sarà un altro strumento per la valorizzazione culturale e turistica. Parliamo adesso di sport, di calcio, perché la società del Verona Calcio ha fatto pervenire il reclamo al giudice sportivo per ottenere proprio i 3 punti a tavolino per la mancata disputa dell'incontro di sabato. Tocca adesso al Cosenza produrre la memoria difensiva, la società calabrese ha tempo fino a sabato. La partita adesso si giocherà dinanzi a un giudice, per il momento quello sportivo. Cosenza e la Sverona inizia ora, con qualche giorno di ritardo rispetto al fischio inizio mai dato dall'arbitro Piscopo. Come preannunciato, la società scaligera ha presentato il reclamo, sostenendo le proprie tesi, ossia che al San Vito Marulla non si potesse giocare, chiedendo di chiudere la pratica con uno 0-3 a tavolino. Il giudice sportivo, che ieri avrebbe potuto emettere la prima disposizione sulla gara, si era appunto riservato di decidere, proprio in attesa di conoscere l'istanza della società veneta. Fin qui un percorso procedurale senza particolari sorprese. Toccherà al Cosenza adesso replicare al Verona, contestando eventualmente la decisione di non far disputare la gara o motivando la propria estraneità nei fatti che hanno portato il direttore di gara a decretare l'impossibilità di giocare sul manto erboso del Marulla. Sarà l'avvocato Edoardo Chiacchio a perorare la causa del rossoblù. L'esperto legale è già al lavoro per stabilire le strategie difensive della società del presidente Guarascio. L'obiettivo è quello di presentare documentazione entro le prossime 36 ore. Il primo round dovrebbe terminare all'inizio della prossima settimana. Intanto al Marulla si lavora, che si giochi con il Livorno o con il Verona, il prato stavolta dovrà essere perfetto. Tutto pronto a Casali del Manco per il Festival della Lettura, 3 giorni dedicati al reading. L'evento promosso dall'Uniter Presile in collaborazione con l'associazione Ci Siamo Onlus e il Circolo Culturale Prometeo 88. Si partirà domani nella suggestiva location del convento di San Francesco a Pedace. Una iniziativa in collaborazione con Ci Siamo Onlus e la Promete 88, parliamo di reading, festival della lettura giunta alla 2ª edizione. Quali sono i punti forti di questo reading? 3 giornate ricche di cultura, di divertimento culturale, quindi si parte dalla mattina con i reading dei piccoli per poi continuare il pomeriggio con altre 2 presentazioni, 17:30 e 19, e poi chiudere la sera con un concerto finale alle 21. Tutti i 3 giorni segue questo programma. Quindi tanti autori, tanti scrittori, cantautori, musicisti, artisti, un inno alla cultura a 360 gradi. Ci saranno esposizioni anche di quadri, di una mostra fotografica, i cortometraggi, ci sarà la possibilità di appunto ammirare anche la proiezione di cortometraggi. Perché si è scelto di rimanere a Casali del Manco? Beh, principalmente per valorizzare il territorio, ecco, perché lì effettivamente, come ho già detto, c'è un gioiellino di strutture che è questo convento dedicato a San Francesco di Paola. Un convento molto suggestivo, un luogo particolare anche perché ha visto veramente la presenza del nostro santo patrono. Quindi chi viene alla rassegna non solo gode appunto di questa manifestazione, ma ha il piacere di vivere un paesaggio particolare immerso nel verde, dove si può godere appunto di quella sensazione di mistica appunto della zona. A Gioia Tauro adesso per l'iniziativa Giocando con le Stelle della Lega Navale del Planetario di Reggio Calabria. Giocando con le Stelle è stata l'iniziativa organizzata dalla Lega Navale Italiana di Gioia Tauro e il Planetario di Reggio Calabria. A ridosso della battigia, tutti i ragazzi desiderosi di conoscere i segreti delle stelle hanno seguito prima un laboratorio didattico con l'ausilio di Carmelo Nucera, uno dei responsabili del Planetario di Reggio. Poi, a sera inoltrata, hanno alzato gli occhi al cielo e grazie ai telescopi messi a disposizione dall'osservatorio hanno potuto mettere in pratica la lezione didattica e hanno potuto gustarsi con più cognizione di causa i vari firmamenti, i pianeti e le varie costellazioni visibili nel cielo. Questa non è la prima volta che facciamo attività di questo tipo e di solito i ragazzi rimangono sempre entusiasti e affascinati. Come prima cosa monteremo il telescopio, che è un telescopio particolare che serve per l'osservazione del Sole. E dopodiché, con dei semplici strumenti che si possono reperire dappertutto, costruiremo uno spettroscopio e faremo vedere ai ragazzi che la luce non è trasparente come noi pensiamo, ma che è fatta da quello dell'arcobaleno.
Poi faremo la cosa inversa, riprodurremo l'arcobaleno su dei fogli di carta e facendoli girare vorticosamente restituirà il colore bianco. In più il tutto accompagnato con dei video tematici e una cosa che a me piace tantissimo è la carta d'identità del sistema solare. Abbiamo preparato delle carte d'identità che dopo una breve spiegazione sulle caratteristiche del sistema solare i ragazzi dovranno compilare per riportare lì le caratteristiche specifiche di un determinato pianeta piuttosto che della nostra stella Sole e tanto altro ancora, perché stasera la location è meravigliosa, complimenti per la scelta, si presta benissimo all'osservazione perché è una splendida esposizione est-ovest e vedremo Venere sicuramente, Saturno, Giove e vedremo anche Marte che è un oggetto brillantissimo e si vede a est subito dopo il tramonto del Sole e con i laser andremo a disegnare qualche costellazione e racconteremo ai ragazzi le favole del cielo. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una debole saccatura di origine nord atlantica è prevista in transito sul centro nord Italia, con effetti instabili più marcati sulle regioni adriatiche fino alla Puglia. Sulla Calabria godremo ancora di una giornata di giovedì calda e soleggiata. Da venerdì avvertiremo anche noi della variabilità con qualche pioggia a tratti su alcune aree del nostro territorio regionale. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso al mattino, parziale aumento della nuvolosità nel corso della giornata, a partire dai settori tirrenici. Dalla serata potrebbero giungere dei piovaschi su Alto Cosentino Tirrenico ed aree interne prospicenti. Temperatura generalmente stazionaria o in locale lieve diminuzione nei valori massimi. Analizziamo lo stato di mari e venti. Domani venti deboli da maestrale sul Tirreno con mare calmo, quasi calmo, poco mosso lo ionio per venti tra deboli e moderati dei quadranti occidentali, deboli meridionali solo sul settore crotonese. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E ora vi lascio alla copertina dedicata alla musica, in particolare al concerto della Royal Philharmonic Orchestra che al Teatro Politeama di Catanzaro ha concluso Armonie d'Arte Festival. Grazie per averci seguito e arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.